mi si venisse a chiedere di stralciare una parte che dei consiglieri, una consigliera e io sottoscritto abbiamo inserito in una relazione, no? Non si sa per quale motivo. E alla domanda, ma scusate, quale parte mi state contestando di quello che c'è scritto qua dentro? Mi si viene a dire nessuna. Ma voi continuate con le insinuazioni che siano state fatte cose regolari. Allora, tra le sei perizie di variante che sono state fatte e i lavori complementari che sono stati affidati alle stesse imprese che stanno lavorando lì, questo è un dato di fatto, non è un'insinuazione. Allora, se per qualcuno questo è irregolare, va bene, lo si dirà. Io ho avuto modo di fare già un'interrogazione a risposta immediata all'assessore Santoro su questo tema. L'assessore Santoro mi ha risposto, già all'epoca, in un certo modo che adesso andremo a analizzare, e io le avevo già detto che secondo me quell'affidamento diretto non si poteva fare. E gliel'ho detto qui 2 mesi fa, c'erano magari anche meno consiglieri di quelli che ci sono adesso, che sono già comunque pochi, ma era una risposta, immediata. Allora, se in un decreto mi si viene a dire che l'affidamento diretto viene dato alle ditte che stanno lavorando sui dragaggi del fiume Corno, perché i lavori sono risultati indispensabili a seguito di circostanze improvvise verificatesi durante lo svolgimento dei lavori, e io chiedo quali sono queste circostanze impreviste, imprevedibili, improvvise che si sono verificate. L'assessore Santoro in aula mi risponde: ricostruita la vicenda, non si è registrata alcuna circostanza improvvisa. Allora, facciamo capirci. Dov'è l'errore? Chi è che commette l'errore qua? Se errore c'è, perché non sta a me dire se errore c'è o non c'è, io faccio le domande, mi vengono date le risposte, posso trarre le mie conclusioni, ma io nella relazione non ho scritto che l'affidamento è irregolare o che quel tipo di procedura è irregolare, ho solo detto che è già stato utilizzato, perché la verità è la verità. Allora, che a me un dirigente di questa regione mi venga a chiedere di stralciare quella parte perché probabilmente si è sentita toccata nel vivo, io non l'accetto e mi auguro che nessuno dei miei colleghi possa accettare un comportamento del genere. E ripeto, è successo a me per la prima volta in 4 anni. E non lo so se questa è una cosa accettabile, se questa è una cosa normale o se questa è una cosa regolare. Io mi auguro di no. Allora, già una volta per parlare di appalti mi avete fatto convocare dalla Procura di Trieste. Uno fa delle domande, tant'è che poi. No, no, vabbè, era un collega che non c'è più. No? Ha chiesto di portare tutto in Procura per le dichiarazioni che ho fatto. Avevo solo fatto delle domande, mi pare che fosse. No, era un DDL tipo omnibus come questo. Chiedevo se alcuni lavori sarebbero stati affidati in un modo oppure in un altro, stranamente poi quell'affidamento non è stato fatto per via diretta, ma si è cambiata la procedura, stranamente, però è successo. Adesso non so, dobbiamo tornare in procura anche per sta roba qua? Se volete, andiamo, io non ho problemi, io non ho problemi, però se lo volete, facciamolo. Non è un problema mio, però non è una cosa, secondo me, accettabile, soprattutto che si venga a dire a un consigliere regionale come fare il proprio lavoro o interpretare il proprio ruolo. Ok? E questo che sia chiaro, perché ripeto, le risposte sono quelle. In commissione abbiamo sollevato altri problemi rispetto a quei lavori e rispetto anche alle modalità con cui anche in questo disegno di legge si potranno prevedere gli affidamenti, i lavori, la direzione dei lavori e quant'altro. C'è stato anche, tra virgolette, un battibecco con il consigliere Lauri sul ruolo dei progettisti e dei direttori dei lavori, ma non perché io sostengo che un geologo non possa fare il progettista o il direttore dei lavori. L'ha sostenuto il provveditorato delle opere pubbliche interregionale,
l'ha detto all'ordine degli ingegneri, l'ordine degli ingegneri lo dice alla regione, la regione aspetta 2 mesi e fa fare la quarta perizia di variante sempre allo stesso professionista, una settimana dopo fa la quinta perizia di variante, però cambia e la fa fare un ingegnere. Come mai? Non si sa. Cambiate idea? Può fare quello che vuole, va bene. Ma i geologi possono fare i progettisti? Possono fare i direttori dei lavori? Non si sa. Io ho provato a chiederlo in direzione, mi è stato risposto che gli ingegneri non hanno alcuna competenza per farlo. Bene, noi abbiamo affidato la quinta perizia di variante a un ingegnere, la sesta perizia di variante a un ingegnere, i lavori complementari a un ingegnere. E poi mi sento dire che gli ingegneri non hanno alcuna competenza per fare queste cose. Cioè, allora, calma. Calma e sangue freddo. Massimo rispetto per tutti, massimo rispetto per il lavoro di tutti, ma che questo però valga per tutti. Ok? Bene, la ringrazio. No, no, non sono minacce. Si richiede rispetto per il lavoro di tutti, Marsilio, non sono minacce. Ok? Quanto minimo. Non è una minaccia, è il minimo che si possa chiedere. Poi, come detto, sul DDL ci sono delle cose che sinceramente abbiamo portato anche all'attenzione, abbiamo chiesto come mai non si faccia riferimento al decreto legislativo 173 che permette di scavare i sedimenti e di buttarli direttamente in mare. 73, 2016. Qua non si fa riferimento a quello. Però nei lavori complementari si è usato quel tipo di procedura. Allora abbiamo detto, ma la vogliamo mettere anche qua? Perché scrivere in una legge che è data priorità a una modalità di intervento, quando poi sappiamo benissimo che si può fare tutt'altro, allora o scriviamo quello che vogliamo all'interno della legge, diciamo che per fare i dragaggi i sedimenti devono essere utilizzati nello stesso corpo idrico, così come era previsto anche col 185, o se no è inutile fare le norme, tanto per dire le ho fatte, quando poi posso fare quello che voglio. E la stessa cosa è sull'utilizzo dei termini, perché, come abbiamo già detto, scrivere in un disegno di legge parole come sostanzialmente, per la maggior parte, oppure, l'altra è bellissima, modalità di riconferimento flessibili. Ora voi dovete spiegarmi le modalità di conferimento come fanno a essere flessibili. O è di un tipo o è dell'altro. Ma il fango sempre da una draga viene buttato da qualche parte. Le modalità di conferimento flessibili, sinceramente, io non so cosa siano. E credo che per ora possa anche bastare. Grazie.